A questo proposito mi collego, lei, il suo progetto per questa settimana cos'è? Recuperare il prima possibile Miccoli oppure vedere com'è la situazione poi? Miccoli, abbiamo già parlato con lui e siamo tutti fortemente motivati in questo, vogliamo proprio tirarlo a lucido come un calzino, perché ne approfittiamo questa settimana. Non ha ancora smaltito. Miccoli non ha dei grandi non ci sono problemi muscolari particolari. Miccoli è un giocatore straordinario che ha una carrozzeria che ogni tanto ha qualche cedimento, un po' di usura, no? E allora quando capitano queste situazioni sono quelle ideali per rimettere a posto un po' tutto quanto il motore. Quindi è un ragazzo che oltretutto ha entusiasmo, ha voglia di... Cerchiamo di approfittare di questo momento che lui non sta benissimo per metterlo a posto e poi magari ripresentarlo appena possibile, magari speriamo nel derby, speriamo dopo c'è delle partite veramente difficili, c'è l'Eccellenza, l'Inter, la Juventus, quindi approfittiamo di questo per sottoporlo a un supplemento di allenamenti con l'obiettivo di farlo star bene. Miccoli ha solo bisogno di star bene. Oggi nel calcio di oggi se non hai condizioni, anche se sei lui un prestigiatore del calcio, è fantastico per certe giocate, però se non sei supportato dalla condizione, dalla possibilità di scattare, di correre, fai fatica a giocare, anche per giocatori straordinari come lui. Questo non lo escludo però, adesso oggi direi di no, però no, non lo escluso. Aspetta Massimo, Telecolor, poi ancora la Repubblica e TGS. Mister Sabra, le chiedo se la squadra adesso ha la mentalità giusta, la mentalità che lo chiedeva quando è arrivato. Ma io devo dire che questa squadra è sempre da subito, anche dalle prime partite, non era facile quando subentri in pochi giorni, però mi hanno sempre dato delle risposte molto positive in campo, sia negli allenamenti che poi cercando nelle gare da subito di applicare quello per cui proviamo in allenamento. Sotto questo aspetto abbiamo sempre fatto dei passi in avanti. Poi è chiaro che insomma, non c'è limite a migliorarsi, a crescere, a fare... Non abbiamo risolto tutti i problemi, però di partita in partita facciamo qualche cosa in più. E questo c'è grande applicazione, c'è grande voglia di fare. Siamo un po' contati in certi ruoli. E vorrei ruoli che poi anche sono quelli di esterno, dove magari sono anche più dispendiosi e dove qualche volta bisogna ricorrere anche di più alla panchina. Allora giocatori come Pisano, Bertolo, Giorgi, che sono quelli che sono in quei ruoli, tante volte abbiamo bisogno, se arriva un infortunio, arriva una squalifica, e abbiamo bisogno di avere delle alternative al pari di chi sta giocando, e questo ancora non ci siamo riusciti, nonostante che ci siano proposte continue, però ho fiducia perché i giocatori, insomma, qualcuno viene necessariamente in quei ruoli poi ci deve andare, quindi dobbiamo trovare qualche soluzione così, è l'unica cosa che preoccupa un po', perché poi in difesa abbiamo alternative, davanti abbiamo alternative, vediamo. Passo. Sì, voglio tornare un attimo a Miccoli e Dybala. È un azzardo, è una cosa impensabile immaginarli insieme in campo? Sì, questo sta diventando un tormentone. Ancora Dybala ha fatto una partita, Miccoli è stato fuori. Ho già capito che si andrà verso questa cosa, Dybala, Miccoli, Dybala. Allora, ho detto domenica, io con due portieri non gioco, purtroppo. Qualche volta li metterei anche. Con due centravanti neanche. Allora, Miccoli è un attaccante, Buda è un attaccante, Dybala è un attaccante. Andare a scompaginare l'organizzazione della squadra in questo momento non ci penso. Durante le partite può succedere. Durante le partite può succedere. Poi se devo entrare in questo tormento, lo chiarisco oggi, così è finita lì. Se devo entrare in questo tormentone tutte le volte, Miccoli, Dybala, Miccoli, non ci entro più. Se un giocatore fa bene, per fortuna, e poi dopo vado a vedere quello che non ha giocato. Rimane lì così, la squadra ha questo assetto che lo cura bene, semmai abbiamo bisogno di alternative in altri ruoli. Lì stiamo bene. Marco?
Sì, mister, due domande. Tornando a Miccoli, possono pesare sulle sue scelte anche questa diffida che pesa su Miccoli e che rischia di, insomma, far saltare il derby? E poi un bilancio complessivo. Quali sono gli aspetti che finora l'hanno soddisfatta maggiormente e quelli meno? Per esempio, la fase difensiva sembra essere migliorata a vista d'occhio. Ma no, non penso alle diffide, o se no c'è altri giocatori, c'è Donati, c'è Munoz. Poi a noi la partita di interesse è il Bologna, non è il derby in questo momento, ci penseremo poi. Gli aspetti positivi, insomma, sono quelli che comunque siamo in questo momento, siamo una squadra. Nella fase difensiva abbiamo fatto delle buone partite, prima prendevamo sempre gol, adesso spesso ci succede di concedere poco. Nella fase d'attacco abbiamo avuto sicuramente dei miglioramenti come reparto proprio. E quello che preoccupa è che abbiamo ancora un calendario difficile, quindi non dobbiamo assolutamente esaltarci, delle partite molto impegnative. È un campionato particolarmente equilibrato e quindi bisogna stare molto molto attenti. Cioè, il fatto di aver vinto domenica ci fa star bene una settimana sicuramente, però... Vorrei anche che capissimo proprio che in questo momento non c'è altri traguardi, c'è solamente quello di potersi di essere nel gruppo di sotto, e non vedo in questo momento. Se poi saremo capaci di vincere fuori, allora cambiano le prospettive. Giornale Sicilia, poi un ultimo, vedete chi tra l'altro. In questo momento che cosa ce l'hai più urtici rispetto a Rios? Rispetto Kurtic, rispetto a lui in questo momento, ha sicuramente dei margini importanti. Kurtic è un ragazzo che ha fatto molto bene l'anno scorso a Varese, un ragazzo giovane con delle qualità importanti. È chiaro che deve crescere, ha fisico, ha tecnica, ha tiro. È un giocatore che se saprà crescere, se sapremo, insomma, migliorarlo, può diventare, ha dei mezzi per diventare un ottimo giocatore. Fabrizio, a chiudere. Il tema miglioramenti, a parte, diciamo, la vicenda Roma in cui c'è stato il troppo col portiere, però un giocatore che è cresciuto in maniera esponenziale in Munoz, che era reduce da una stagione negativissima quella dell'anno scorso, che cosa ha inciso il suo operato su Munoz? Munoz faceva partite un po' disastrose. Invece adesso è molto regolare, molto preciso. Munoz, penso come per altri giocatori, mi riferisco a Morganella, Garcia, insomma, soprattutto questi Curti, se diceva prima, sarà così, mi auguro, per Viola, per altri, per Dybala, insomma, per tutta questa serie di ragazzi più giovani, occorre dargli molta fiducia e dargli spazio. La fiducia che possono anche fare altre cose nel calcio, possono anche impostare, possono anche giocare, caro, bisogna dargli anche delle alternative, delle possibilità di gioco, però soprattutto fargli credere che lo possono fare, e effettivamente lo possono anche fare. È diventato, domenica è stato molto bravo anche in impostazione, che magari anche col Milan ha fatto molto bene, magari più quella fase che non quella difensiva, che farebbe sarebbe strano, no? Come caratteristica. E poi quando i ragazzi hanno margini giocando, e se poi si riesce anche a ottenere dei risultati prendo entusiasmo, possono sempre fare meglio. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.